Salve ragazzi, oggi parliamo di land art. Cos'è la land art? Come recita il termine stesso, si tratta di arte del territorio, cioè intervento dell'artista, dell'operatore d'arte sul territorio. La land art è anche definita per esempio earth art, cioè arte della terra. Infatti la terra è certamente, potremmo dire, l'oggetto, ma anche il soggetto dei land artisti. Tra i land artisti il più famoso è certamente Christo, colui che impacchetta il Parlamento tedesco, che impacchetta anche elementi naturali di gigantesche dimensioni. Un elemento ad esempio fondamentale della land art è il fatto che l'opera d'arte non è appunto più un tipico e tradizionale oggetto d'arte, c'è un rifiuto da questo punto di vista da parte dei land artisti, un rifiuto di quello che è l'oggetto tradizionale dell'arte. Per i land artisti non è solo il territorio l'oggetto e il soggetto della propria arte, ma soprattutto il processo. Quindi, ad esempio, anche farsi dare anche tutte le pratiche burocratiche che sono necessarie a permettere, ad esempio, le operazioni di Christo, ma anche degli altri artisti, vengono considerate come elemento facente parte a pieno titolo del processo che ha dato vita all'opera e sono esse stesse parti dell'opera. Tra gli altri artisti della land art è assolutamente necessario citare Richard Long, che è certamente il mio preferito tra i land artisti, perché quello più, potremmo dire, primitivo e quindi quello più anche romanticheggiante, ecco, che quindi devo dire mi affascina molto. Il termine land art venne coniato nel 1969 da Jerry Schumm, che fu uno dei primi, se non il primo, a documentare con un film, con appunto un documentario, il lavoro di questi artisti. Qual è la lezione fondamentale degli artisti della land art? Qual è l'elemento che ad esempio più mi affascina? Il fatto che i land artisti potrebbero essere considerati, con questo rapporto che vogliono istituire tra l'uomo artista e la natura e le forze della natura, come gli ultimi cantori del romanticismo, gli ultimi cantori del rapporto tra l'uomo e la natura, in qualche modo anche gli ultimi esponenti di una, diciamo, poetica panistica, di una poetica del tutto, del rapporto fusionale o al contrario di contrasto con la natura. E inoltre i land artisti possono essere anche considerati come gli ultimi esponenti del concetto del titanismo. Non c'è un eroismo maggiore di colui che si confronta con le forze della natura, non c'è un eroismo maggiore di colui che sa di dover cadere in questo scontro, non c'è un eroismo titanico, un eroismo maggiore di colui che va incontro alla propria caduta, consapevole di ciò. Da questo punto di vista, il contrasto estremo tra l'uomo individuo, artista, e le forze della natura può essere appunto letto come come il canto del cigno, ecco, dell'eroismo titanico trasposto dall'Ottocento alla piena contemporaneità. Ora ragazzi, passiamo dal titanismo alle nostre cose comuni. Per oggi abbiamo finito, mi raccomando, seguitemi su YouTube, seguitemi sulla mia pagina Facebook Giuseppe Alletto Italian Artist e se vi va anche su Instagram. E mi raccomando, ricordate che chi ama l'arte ama una parte di se stesso.